Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con questo nuovo format. Oggi purtroppo non c'è Noah, e infatti siamo da soli. Però oggi voglio portare il primo video delle Fortnite CNN Fortnite News, cioè CNN Fortnite News. In questo format appunto elencheremo tutte le varie news che sono state date da Fortnite in questi ultimi giorni. Allora, iniziamo con la prima news, cioè che in tutto, cioè che a Londra sono stati trovati vari cartelli di Fortnite che si riferivano alla nuovissima Season 7 che, come tutti ben saprete, sarà a tema alieni. Aspetta, ragazzi, che mi metto un attimo l'inventario bene e lottiamo. Poi un altro leak è che a vari content creator, cioè i creatori di contenuti di Fortnite, sono stati dati dei DVD con sopra scritto They are coming, che in inglese significa loro stanno arrivando. Chi sta arrivando? Ovviamente gli alieni. Poi un'altra cosa detta su questi DVD è che Fortnite ha leakato molti audio riferenti agli avvistamenti di alieni di UFO alieni sull'isola di Fortnite. Infatti, un abitante, possiamo dire, dell'isola di Fortnite come possiamo dire, creato un canale radio dove diceva ho avvistato un UFO sopra l'isola di Fortnite. E molti non la credevano fino a quando una persona è venuto in radio, il canale radio, e ha detto: ma allora non sono l'unico che vede gli UFO alieni sopra l'isola di Fortnite. Poi successivamente la nostra abitante dell'isola stava parlando degli UFO, però un agente dell'OI, che è l'organizzazione segreta che c'era anche nella scorsa season, ha detto: smettetela subito di dire queste cose, non esistono. Non potete parlare degli UFO, sono cose private, tipo, non mi ricordo proprio precisamente cosa ha detto l'agente dell'OI. Aspettate, fatemi vedere che okay, mi crea un arco coso veloce veloce. E però ovviamente la cittadina, l'abitante dell'isola di Fortnite ha detto: no, io non smetterò mai di dire cosa vedo appartenente agli alieni sopra nei cieli di quest'isola. Aspettate ragazzi, tiro un hit proprio veloce veloce. Come l'ho lisciato, sono un bot. Dai, io la visuale è tutta strana. Vabbè. E quindi no, raga, aspettate un attimo, c'è un fight. Sì, vabbè, sicuro.
Allora lasciamo perdere questo fatto. Prendo la macchina e me ne vado. E allora questa gente dell'OI manda le proprie guardie a far rapire l'abitante dell'isola di Fortnite. E le audiocassette della radio finiscono con lei che urla e dice: no, cosa mi volete fare? Io non smetterò mai di dire cosa ha visto sugli alieni. Poi non si sa che fine fa, secondo me o l'hanno rapita o l'hanno uccisa, mi dispiace, ma potrebbe essere un'opzione. Poi cambiamo link e passiamo a un teaser che è stato annunciato da Fortnite, proprio da Fortnite. Con un logo che non so se è quello dell'organizzazione immaginaria, cioè l'OI, però penso di no. Con sottoscritto, tra virgolette, tu sei quello che chiamano il sopravvissuto. Quelle cicatrici sulle tue braccia. Oddio. Oddio, aiuto, raga, ma perché mi devi interrompere, schifoso infame di un animale? Tu sei quello che chiamano il sopravvissuto. Quelle cicatrici sulle tue braccia ti tradiscono. Tu sei un provocatore. Questo qua, secondo me, o è riferito a noi o alla skin che è uscita da poco nello shop. Perché ha le cicatrici sulle braccia. Se andate a vedere, ha delle cicatrici sulle braccia. Poi un altro leak è quello della, che non è proprio un leak, eh? È la nuova crew di Fortnite, come skin verrà data un orsacchiotto delle coccole, ma non mi ricordo, vabbè, quella skin dell'orsacchiotto, solo che sembra un Power Ranger. E basta, cioè, secondo me ci può stare perché alla fine è a tema alieni della prossima season, quindi ci sta. Poi un altro leak, vediamo se riusciamo a scovarne un altro, detto così. Che i poster sono disponibili sulla mappa. Quindi quei poster che abbiamo parlato all'inizio sono disponibili sulla mappa. E esattamente qui, vicino a scogliere, proprio in questo punto esatto dove ho pingato, c'è una radio. Quindi il fatto del canale audio creato dall'abitante di Fortnite. E con a fianco un cappello di carta stagnola. E se voi vedete un po' di film sugli alieni, serve proprio cioè serve proprio contro gli alieni, per combattere gli alieni. E quindi, raga, i leak sono finiti. E proviamoci a vedere come finirà questa partita. Speriamo di fare anche una bella vittoria reale. Anche qui non è proprio possibile, però noi ci speriamo. Io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sul canale. Raga, e comunque per chi gli piace, cioè a chi gli piace la serie Vita su Fortnite e anche Spider-Man, non vi preoccupate, le abbiamo un attimo stoppate, ma le continueremo. Allora, intanto,
Proviamo a prendere Carmencita. Buongiorno. Detta anche Jerry, questo si chiama Jerry. Dispiace per tutti quelli che la chiamano in un altro modo, mangiatela. Oh, ma sti qua ce l'hanno proprio con me oggi. Mamma mia. Poi io sto bomba non lo so proprio usare. Dai, Carmen, mi fatti prendere Jerry? Sì. Lì c'è un fight, direi di intrometterci, tanto per me possiamo anche morire, tanto ormai i nick li ho già dati, quindi perfetto così. Parmenzita, mi dispiace, vai nell'acqua, speriamo che non muori. Ok. Dai, pusciamoli, pusciamoli. Sì, vabbè, sto qua è un bro. Così lo incendio. Dai, però non può far cadere, cioè veramente, che schifo. Oggi sono veramente troppo freddo per giocare, aiuto. Dovevo riscaldare forse prima, ma vabbè, poi c'ha lo spas. Spiegatemi voi che come fai, io c'ho un di schifo, vabbè, ci sta pure, però. Vabbè, per me il video può anche finire qui. Questo è la grill di Fortnite. Questa è la skin, la faccio vedere nel dettaglio. Eccola qua. Ha vari stili, sembra proprio un Power Rangers, però molto bella come skin, devo dire che ci sta anche gli zainetti. Molto belli. E anche i vari stili del picco. E vabbè, quindi non ho nulla da dire, ragazzi. Spolliciate, condividete il video con tutti i vostri amici. E bella.